Marzia, Ciao Odra. senti qua, la situazione è peggio di ieri. È ancora valida la proposta di prestarmi la tua voce per il podcast? Ma certo che sì. Oh, grazie mille davvero. Allora ti cedo il microfono. Ricevuto, Odra. Ah, mi raccomando, non dimenticare di dire sigla. Sigla. Lavoro da casa. Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. Questo podcast ascolterà le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività, conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire: lavoro da casa! Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Lavoro da casa. È proprio così che esordirebbe Odra in un nuovo episodio, ma oggi sentirete la mia voce al posto della sua. Io sono Marzia Tomasin, sono una ghostwriter e digital copywriter e ho anch'io un podcast che si chiama Per Iscritto. Forse mi avrai sentita in un paio di interviste che Odra mi ha fatto tempo fa proprio qui. Ora vi starete giustamente chiedendo che cosa ci faccio qua. Ebbene, ve lo spiego subito. Lo scorso giovedì e venerdì siamo state al Mashable Social Media Day a Milano. Io ed Odra ci siamo riviste lì dopo qualche tempo e quando ci siamo incontrate lei era già quasi completamente afona. Sapete come dice lei, il piccolo untore ha colpito ancora. Si sa che quando i bimbi piccoli vanno a scuola portano a casa un po' di microbi e lei si è presa una bella influenza, ma ci teneva molto ad esserci e così non ha rinunciato a partecipare all'evento. So che vi starete chiedendo, ma chi gliel'ha fatto fare? Non poteva starsene a casa al calduccio con la sua coperta e le ciabatte. Lavoro da casa è stato media partner del Mashable. Ma la cosa bella di questo tipo di eventi è che ci si incontra o ci si ritrova con tante persone. Oltre a noi, infatti, c'erano alcuni dei nostri colleghi podcaster, dei nostri compagni del Digital Mastermind di cui facciamo parte entrambe, e anche alcuni di voi ascoltatori. Ognuno di noi fa un mestiere diverso nella vita, ma eravamo lì uniti dalla passione per quello che facciamo e dalla gioia di vederci tutti insieme dal vivo. È un po' come ritrovarsi per una pizzata insieme, a parlare, scoprire, ricordare e condividere. Ma non è solo questo. Durante questo evento era possibile assistere a diversi speech con ospiti illustri, partecipare ai workshop o fare incontri di networking. Ma ciò per cui vale la pena di esserci agli eventi di questo tipo è che hai la possibilità di condividere conoscenze ed esperienze con persone che già conosci, con quelle che conosci solo virtualmente, ma anche con un estraneo. Già, perché agli eventi è possibile interagire anche con il vicino di sedia ad un workshop, oppure parlare con la ragazza che sta alla reception e scoprire che fa un lavoro fantastico e che ha dei progetti ambiziosi. Possono nascere amicizie bellissime e anche delle collaborazioni, come è capitato alle due Roby di Brand Café. Il bello di partecipare ad un evento è anche avere le tasche piene di bigliettini da visita e scambiarli con altri professionisti e magari incontrare persone che sono interessate alla tua attività e che conoscendoti saranno forse più orientate a rivolgersi a te, oppure altre che con un forte accento inglese e una gioia enorme nel sorriso ti raccontano la loro storia e la loro voglia di creare delle sinergie. A questo punto incominci a notare che si abbattono le barriere. Non pensi più che quello che hai di fianco è un estraneo o peggio un tuo concorrente. Si vede proprio che Odra sta male perché questa è una parola che di solito non le piace. Diciamo un tuo pari, una persona con cui relazionarti e con la quale condividere qualcosa, anche solo un sorriso. Durante queste due giornate al Mashable abbiamo avuto la fortuna di conoscere dal vivo altri podcaster. È stato bello e anche molto emozionante riconoscersi e sentire le nostre voci dal vivo. Beh, diciamo che la nostra Odra avrebbe qualcosa da ridire in merito, ma è stato molto eccitante. Ci siamo messi a parlare attorno ad un tavolo
e durante questa nostra riunione Audra era molto preoccupata perché non sapeva come fare per registrare l'introduzione e la conclusione della puntata che state ascoltando. Così, tutti insieme, abbiamo provato a darle dei consigli, oltre al nostro sostegno, e le abbiamo proposto di farsi prestare la voce da uno di noi. Ed eccomi qua. Capite cos'è successo? Persone che fanno tutte la stessa cosa si sono unite per sostenersi a vicenda e per dare una mano a chi stava affrontando un momento di difficoltà. Pensiamo che sia questo che faccia davvero la differenza quando ci si incontra, quando si condivide la stessa passione, la stessa professione e a volte anche gli stessi obiettivi. Il consiglio che vi manda Audra è di partecipare a questo genere di incontri, di non essere timidi e di buttarvi. Questo vi sarà molto utile sia come persone che come professionisti e vi consentirà di allargare la vostra cerchia di conoscenze e di raccogliere opportunità che potrebbero fare la differenza nella vostra professione ma anche nella vita. Bene, spero che questa nostra esperienza possa esservi utile e farvi capire l'importanza di restare tutti uniti ed essere aperti alla condivisione. E per qualsiasi domanda o riflessione su questo argomento, scrivete ad Audra. Il suo indirizzo mail è ciao@audrabertolone.it e ricordate di lasciarle anche una recensione di questo podcast su iTunes. Anche per questo episodio è tutto. Nel prossimo weekend, non preoccupatevi, tornerà Audra al timone più forte di prima. Grazie mille e, come direbbe lei, ricorda, fa quello che ami, ama quello che fai. Lavoro da casa. Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. Questo podcast ascolterà le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire: lavoro da casa!